Benvenuti a questo incontro qui al Piano Terra, è il primo della stagione autunnale di Lapsus. Tra l'altro è un'occasione un po' particolare per alcuni, qui Dario, alcuni sono molto emozionati dall'idea di vederti in diretta dall'Argentina. E come primo tema abbiamo scelto un dibattito su tematiche che non sono tanto nella comunicazione mainstream italiana, ma che negli ultimi mesi hanno visto degli accadimenti significativi ed importanti. E quindi appunto da qui il titolo della serata: Brasile, Argentina, Venezuela, crisi a confronto. Quindi abbiamo scelto di spostarci in America Latina e di andare a indagare con tre ospiti esperti delle questioni legate al Sud America, quella che è un po' gli avvenimenti e le crisi che sono in corso appunto nel continente sudamericano. Partiremo con il Brasile e l'Argentina con Dario Clemente, che è uno studioso italiano partito ormai da 2 o 3 anni per l'Argentina. Dopo aver avuto un dottorato a Leeds si è trasferito in Sud America e adesso studia proprio il Brasile e insomma lo sviluppo economico, lo sviluppo comunque insomma il percorso del Brasile in Argentina, quindi insomma ci potrà fornire un punto di vista interessante, particolare ma anche molto dettagliato, e speriamo, ma ne siamo certi, anche informato, nel senso che sappiamo tutti quanto in Italia l'informazione sull'America Latina sia alquanto scadente. Negli ultimi mesi non si è saputo pressoché nulla dell'evoluzione delle situazioni sia in Brasile che in Argentina che in Venezuela. Sono tre fronti molto, molto caldi, in particolare del Brasile si è parlato solo in maniera idilliaca nei giorni delle Olimpiadi, che sono certamente una finestra molto particolare, ma dove c'è stato pochissimo spazio per tutto quello che è stato il retroterra legato alle proteste e alle politiche violente legate alla costruzione degli impianti, alla costruzione di tutto ciò che è legato al mega evento Olimpiadi, ma anche e soprattutto per quanto invece riguardata la crisi politica del Brasile, con l'impeachment che ha visto la caduta di Dilma Rousseff, la crisi del Partito dei Lavoratori e l'arrivo al potere di un nuovo presidente che però si trova già, poi Dario probabilmente, anzi sicuramente ne parlerà in maniera migliore di me, si trova già nei guai. Quindi davvero un contesto politico e sociale in velocissima e forte evoluzione. Dal Brasile e dall'Argentina ci sposteremo poi al Venezuela con Angelo Zaccaria, che ormai possiamo definire un vecchio amico di Lapsus, perché ci piace quasi tutti gli anni interrogarlo su quello che succede in Venezuela. Lui il Venezuela lo conosce molto bene, sia per aver dedicato 2 libri all'esperienza della Rivoluzione Bonita, citando il titolo del suo primo libro dedicato al Venezuela, ma anche perché, ed è uno dei motivi per cui ci piace invitarlo, è una persona che prende l'aereo e va a visitare i posti di cui scrive. Non è semplicemente uno studioso che da qui interpreta i fatti e legge i numeri, ma oltre a essere appunto uno studioso militante serio, è anche una persona che appunto viaggia e va a scoprire per davvero quelli che sono quella che è la realtà dei fatti, che è sempre più complessa e più profonda di quanto molto spesso gli articoli e ciò che leggiamo sui media ci rappresenta. Ultimo ospite, ma non meno importante, della serata sarà Giampaolo Capisani, che invece ci darà una lettura non legata ad un singolo paese, ma più legata al filone energetico, quindi quello che sono il tema energetico, un tema importantissimo per quanto riguarda l'America Latina. Quindi lui è esperto di geopolitica energetica e quindi cercherà di leggere la situazione del contesto latinoamericano da un punto di vista invece più legato alle materie prime, alle politiche, alla geopolitica energetica e così via. Io però non la faccio lunga e, sperando che il collegamento sia di buona qualità, lascerei la parola a Dario. E devo dire la verità che insomma è interessante il fatto di poterti ascoltare da qui e pensare che tu sei a Buenos Aires. Dove sono le? Sono le 3
in quarta. Vabbè, almeno non ti abbiamo costretto a una levataccia. Grazie Dario, e a te la parola. Va bene, innanzitutto chiedo scusa per le cuffie, però non sono sicuro di sentirvi, altrimenti non mi vedo, quindi avete il vantaggio che se qualcuno sta sbadigliando o sbadiglierà durante la presentazione non vi vedrò. E niente, approfitto per ringraziare dell'invito virtuale Lapsus, con cui abbiamo sempre delle collaborazioni fruttuose, e per dire che sono molto contento di questa iniziativa, soprattutto che si svolga in un posto come Piano Terra, e organizzata dai ragazzi di Lapsus. Mi sento un po' a casa, diciamo, se ripeto non mi vedo e non sono lì con voi, però è bello. L'unica manchetta che faccio è saluto, so che sono io, dei compagni dello spazio 21 di 092 di Cinisello in sala, e li saluto. Anche loro ti saluto, non li vedi ma ti saluto. C'è anche della commozione. Mi saluto delle volte. Niente, passiamo dunque. Mi è stato chiesto di ragionare assieme questa sera, questo pomeriggio per me, su la crisi che si sta vivendo nel continente, e in particolar modo in Sud America, e ragionare sulla crisi. Io mi concentrerò sul concetto di crisi, cercando di pensarlo in un contesto particolare che è quello latinoamericano, che ovviamente per ovvie ragioni è differente dall'italiano. Ho pensato innanzitutto di fare un breve riassunto di come si crea questa fase progressista, tanto famosa fase progressista, che è stata chiamata in tanti modi, forse la più altisonante del socialismo del XXI secolo, come si viene a creare, e dopo ovviamente di qual è la crisi attuale, di quello che è successo negli ultimi mesi in Brasile e in Argentina, successivamente provo ad analizzare un po' come questa crisi, cosa vuol dire questa crisi, no? Perché, come dicevo, è una crisi che sicuramente ha degli aspetti diversi da quella che è la crisi, almeno economica, come si vive in Italia, e ha ovviamente delle sfaccettature di cui si parla pochissimo nella stampa italiana, se non addirittura per niente. Finalmente mi piacerebbe dire qualcosa sul, dato che queste chiacchierate mi sono sempre non donano un po' negativo, anche molto analitico, però poco propositivo, mi sembra che ci si possa, come sempre, chiedere cosa possiamo fare noi inteso come italiani dall'Italia, e provare a ragionare punti di riflessione, di dibattito, su diversi punti di contatto, tra due paesi tanto lontani come l'Italia e l'Argentina. Bene, entrando velocemente nel primo aspetto, contestualizzare questa fase progressista, no? Che si è chiamata in vari modi, e chissà, spero di non annoiare nessuno, se già conoscete l'aspetto, però riassumerlo brevemente, anche perché mi sembra importante puntualizzare un po' la questione, nel senso che credo che in questi anni, cominciò la copertura mediatica, la riflessione su questi argomenti dall'Italia è stata molto povera, in generale anche a sinistra ha tenso a schierarsi, guardando all'America Latina in una forma un po' alla Marquez, del realismo magico, come se fosse una Macondo, no? Dove era tutto perfetto o era tutta una schifezza, per cui anche a sinistra tendere a vedere le cose come appunto vedere solo le imperfezioni, per esempio tutto il dibattito sul populismo, o dall'altra parte, come ho visto che anche Buming in questi giorni proprio ha ripreso il dibattito, con una sorta di campismo a difendere la spada tratta dei governi di sinistra, di centrosinistra, perché si contrapponevano agli Stati Uniti, per esempio. Quindi mi piacerebbe iniziare dicendo che mi sembra che soprattutto da sinistra e dal basso, quello che penso che in generale ci situiamo, è occorre cercare di avere una visione situata della questione, quindi critica e al tempo stesso informata dei fatti.
credo che di fronte a questa fase, che è l'argomento anche della serata, forse si sta concludendo, bisogna prendere una posizione, no? Una posizione politica e una posizione analitica, diciamo. Credo che oggettivamente si debba riconoscere che quella che si potrebbe stare concludendo è stata la migliore fase a livello storico nella storia dell'America Latina, almeno moderna, da un punto di vista, dal punto di vista dei lavoratori e dei movimenti sociali, per varie ragioni, la principale delle quali è il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più basse. Questo è un dato oggettivo che mi sembra che bisogna riconoscere, per capire questo processo, però per cercare di capire anche la fase di crisi attuale, non si può, secondo me, capire se non si riconosce questo punto fondamentale. Brevemente, quella che si considera una fase che riguarda tutto il continente, una fase progressista, inizia a fine del secolo scorso con l'elezione di Chavez in Venezuela, ed è collegata alle seguenti elezioni di vari governi progressisti in tutta la regione, per cui passiamo dall'Argentina con Kirchner, al Brasile con Lula, di vari Evo Morales, in Ecuador, eccetera. Un po' in tutti i paesi, soprattutto del Sud America, si affermano forze politiche progressiste. Questa è, diciamo, la visione che poi si è diffusa, è una visione che guarda principalmente ovviamente ai governi, bisogna ricordare, perché dentro poco spesso si fa, è che in quasi la totalità dei casi questi governi arrivano ad affermarsi attraverso di lotte popolari molto intense, che in qualche modo trainano questi partiti, in alcuni casi nuovi, in alcuni casi si affermano per la prima volta, arrivano al governo per la prima volta e gli permette di arrivare al potere. Quindi, in un certo senso, questa onda progressista non solo rappresenta la vittoria delle sinistre di governo, però rappresenta anche un qualcosa che è avvenuto a livello di movimenti sociali, possiamo dire, ed è un dibattito, ovviamente una parziale vittoria. Io vivo in Argentina, ovviamente non si manca mai di ricordare come il governo di Kirchner venga dopo la crisi più devastante che ha vissuto questo paese, e un'ondata di manifestazioni di protesta sociale molto forte, con morti, feriti, e un'organizzazione popolare sempre più intensa a livello, per esempio, dei lavoratori disoccupati e anche della crisi di consenso che c'è stata nel paese, per esempio, quando c'era stato il famoso corralito, che era dopo dei conti correnti, per cui anche la classe media si era riversata per le strade. Quelle le caratteristiche principali che, a mio modo di vedere, caratterizzano questa fase, che appunto, come abbiamo detto, inizia a fine del secolo passato, l'inizio di questo, e perdura in alcuni paesi tuttora, poi ne parleremo, si caratterizza principalmente per la crisi del neoliberalismo come modello economico, che era il modello che in tutto il mondo, però soprattutto nel continente, no? Il famoso cortile di casa degli Stati Uniti, si era affermato negli anni 90, per un'assenza parziale degli Stati Uniti in questa fase attuale. In generale gli analisti osservano che gli Stati Uniti si sono concentrati di più in Asia, e hanno in parte liberato, tra virgolette, la regione da un intervenzionismo più accentuato che si osservava, si è sempre verificato nella storia. E finalmente questo chissà è un aspetto che in generale non consideriamo, pensando all'America Latina, al famoso aumento del prezzo delle commodities, di questi beni basici, qui l'America Latina è portatrice, scusate se alcune volte metto delle parole in spagnolo, soprattutto parlando di Argentina e Brasile, la soia, per esempio, o anche i minerali, e questo prezzo molto alto delle commodities, che rappresentano una parte super importante delle esportazioni di questi paesi, ha in qualche modo in questi anni sostenuto queste nuove entrate ingenti, ha in qualche modo sostenuto molte delle politiche che sono state attuate, da una parte i famosi piani sociali, che sono dei
gli aiuti economici, dei programmi ovviamente diversificati a seconda del paese, a seconda del tipo di programma, però in favore delle fasce più povere da una parte, e dall'altra, per esempio, il famoso rifiuto, il gran rifiuto del Fondo Monetario Internazionale si basa anche sul gran numero di riserve internazionali, detto in maniera pratica, di soldi, di entrate più ingenti che ci sono e quindi permettono di, per esempio, cancellare il debito che alcuni paesi come Argentina e Brasile avevano con il Fondo Monetario Internazionale. Finalmente, e concludo la contestualizzazione, questo è un aspetto più conosciuto, nonostante tutti questi paesi in generale si considerino progressisti, tende a differenziare una parte più antisistemica, più rivoluzionaria se vogliamo, che è l'asse bolivariano, che è rappresentato da Cuba, Venezuela, Ecuador e Bolivia, è un asse più riformista, progressista, però meno radicale, che è ingannato principalmente da Brasile, Argentina, ma anche Uruguay. E infine gli altri paesi si considerano più altalenanti in un certo senso, perché Cile, con la presidenza Bachelet, o l'Uruguay, prima che fosse il colpo di Stato contro il presidente Lugo, erano, anche se avevano un governo di centro-sinistra. Passiamo ora alla crisi attuale, no? Che credo che la cosa più interessante è anche quella che, come diceva Martino, è probabilmente meno rappresentata dai media italiani. Come si caratterizza questa crisi? Perché si chiama crisi? La crisi inizia purtroppo a partire dall'Argentina con le elezioni dell'anno passato, in cui a sorpresa, completamente a sorpresa, il candidato di Cristina Kirchner, che comunque era già un candidato che veniva dal peronismo, però da un peronismo più di destra, diciamo, non rappresentava il progetto politico particolare del kirchnerismo che aveva governato in questi anni, perde contro Macri, il presidente Macri, che è rappresentante di una nuova destra, si afferma per la prima volta in Argentina che non è una destra peronista e non è una destra che viene collegata direttamente ai militari, all'esercito. Anche in Venezuela, con le elezioni di medio termine che hanno visto la sconfitta, poi so che altri parleranno di Venezuela, per cui non mi dilungo, però la sconfitta di medio termine del governo, per cui ha perso la maggioranza nel Parlamento. In Bolivia c'è stato un referendum per proporre che ci fosse un cambio costituzionale per consentire a Evo Morales di rappresentarsi nuovamente, il governo ha perso. E infine le elezioni dell'anno passato, di 2 anni fa, scusate, in Brasile nel 2014, dove il Partito dei Lavoratori aveva vinto nuovamente, però aveva vinto con una percentuale molto piccola rispetto a Aécio Neves, che era il candidato dell'opposizione. Si parla ovviamente di crisi, nel senso che i governi si sono affermati in Argentina, il governo che ha vinto le elezioni, e in Brasile, poi approfondirò il governo, che cioè attualmente sono governi di stampo neoliberale in generale, e le prime misure che hanno preso sono state un attacco diretto alle condizioni di vita dei ceti più bassi. Per esempio, giusto ieri in Argentina è uscito un dato statistico dell'Università Cattolica Argentina, per cui un dato sicuramente non viene da fonti progressiste, e dice che la povertà in Argentina ha raggiunto il 30%, che è un dato molto più alto ovviamente di quello che c'era prima, ed è un dato allarmante perché una parte di questa percentuale si è prodotta in soli 9 mesi di governo, per cui questa è l'essenza principale delle misure che prendono questi governi. Come dicevo, in Argentina io non l'ho detto, non differenzio molto il caso di Brasile e Argentina, perché mi piace portarli avanti in parallelo, nel senso che vedo molti aspetti simili, molti sono diversi, però ha senso secondo me parlarne in parallelo perché sono anche collegati. Per esempio, la vittoria di Macri è molto collegata a quello che la sinistra sta denunciando in Brasile come un golpe parlamentare, perché ha dato anche le condizioni
perché la destra decidesse di fare questa mossa che probabilmente stava preparando da tempo, quindi non sono scollegati. E, come dicevo, in Argentina si afferma una nuova destra moderna, tra virgolette, perché è una destra che è concentrata principalmente nella figura del presidente Macri, che è un figlio di italiani, che rappresenta un settore molto, il ceto più alto dell'Argentina, possiamo dire, ed è un settore che si è arricchito durante gli anni della dittatura con appalti statali. Ci sono addirittura, c'è un giornalista argentino che è indagato e i collegamenti tra la famiglia Macri e la figura italiana, perché erano la fabbrica di automobili dei Macri era la rivenditrice autorizzata del marchio Fiat in Argentina per alcuni anni, e ci sono stati dei collegamenti attraverso della P2. È una destra che si afferma a partire dalla città di Buenos Aires, che e Macri stesso ha governato dal 2003 fino all'anno passato, dal 2007, scusate, fino all'anno passato, e arriva, con sorpresa di tutti, ad affermarsi a livello nazionale. Nel caso del Brasile invece è una destra più classica, possiamo dire. Il caso ovviamente è quello dell'impeachment, non so fino a che punto si sia letto, scritto in Italia sull'impeachment. È una manovra politica, diciamo, che è stata presentata come un impeachment, quindi un giudizio politico sull'operato della presidentessa Dilma Rousseff, che era concentrato su una manovra fiscale che ha autorizzato, che era, i brasiliani la chiamano una biciclettata fiscale, significa in pratica che hanno approvato il bilancio di un anno di spesa, diciamo, del governo utilizzando i fondi dell'anno successivo, per cui un maluso dei fondi pubblici, che è una pratica che in realtà è abbastanza diffusa, però hanno deciso di portare a votazione su questo comportamento ed è stata finalmente stata restituita con una votazione alcuni mesi fa, l'ultima il mese passato, per confermare la restituzione. Tutta questa manovra, dicevo, è collegata anche al caso argentino, nel senso che si tratta di è arrivato, diciamo, a rottura un equilibrio politico che durava fin dalla prima elezione di Lula con il PMDB, il partito democratico brasiliano, che è il partito più grande ed era fondamentalmente l'arma della bilancia della coalizione di governo. C'è stata questa rottura definitiva con il Partito dei Lavoratori e fondamentalmente questo partito è il più forte, quello che decide, e ha portato alla votazione contro alla presidentessa, e c'è tutto un dibattito. Ovviamente la sinistra, sia la sinistra di governo che la sinistra più radicale, considera questo un golpe parlamentario, perché prima di tutto ci sono basi legali molto debili rispetto a questo impeachment, rispetto al crimine, tra virgolette, che avrebbe commesso la presidentessa, e anche perché basta guardare le votazioni, che tra l'altro vi consiglio di guardare magari video, in uno degli articoli che ho suggerito a distribuire viene citata anche questa cosa, ci sono, a parte che si darà anche la votazione, sono politici che votano contro la presidentessa e intitolano, ringraziano per il voto il figlio, il cane, la suocera, quasi così, e ci sono anche quelli purtroppo che per esempio votano contro perché ringraziano i torturatori di Dilma o per i militari, la chiesa, cose del genere, e quindi l'altra critica è che ovviamente si tratta di un voto politico, non di un voto, è un voto di sfiducia, però non si sta votando sul crimine che avrebbe, sull'illecito che avrebbe commesso la presidentessa, per provare questa bicicletta fiscale, se non si vota per una motivazione politica, e ovviamente la difesa principale è che Dilma Rousseff ha vinto le elezioni meno di 2 anni fa, seppur per un vantaggio risicato, quindi è un golpe, nel senso che non è
che gli elettori non l'hanno istituita di fatto, se sembra che un 70% dei brasiliani siano in favore di elezioni anticipate, quindi andare a votare ora e non aspettare 2 anni, e il nuovo governo Temer, che è il politico che ha assunto il potere, ha una posizione nel paese bassissimo, si parla del 10-20% di appoggio popolare, per cui è un governo molto impopolare. In Brasile si sta organizzando ovviamente una resistenza rispetto a quello che è successo al golpe, e diciamo che è stato è un po' sopita la posizione, l'attuale posizione, ossia fondamentalmente il partito dei lavoratori, anche perché il partito ha deciso per mesi che avrebbe aspettato la seconda votazione per vedere se sarebbe stata confermato l'impeachment, per cui non ha l'ordine immediato di andare per la strada, e anche attualmente ci sono delle divisioni tra chi vuole chiedere le elezioni anticipate e chi no, perché chiedere le elezioni anticipate sarebbe riconoscere come legittimo l'impeachment, e ovviamente chi sostiene che non è legittimo. E l'opposizione è organizzata in 2 grandi fronti, che sono il Frente Brasil Popular, che concentra Caput, che è il sindacato indipendente che ha molto a che vedere con la storia del Partito dei Lavoratori, perché viene fondato dal partito ed rompe la tradizione di sindacati filogovernativi che c'era in Brasile. Il Movimento Sem Terra, che è più famoso, più conosciuto in Italia, e alcune parti della Chiesa, e c'è un secondo fronte che si chiama Il Popolo Senza Paura, dove c'è un altro movimento che è abbastanza forte, che è quello dei semitende, cioè dei senza casa, senza tende. Rapidamente concludendo questa parte, in Argentina la lotta, la resistenza, diciamo, è stata forse un po' più evidente, è iniziata fino al primo giorno, anche perché l'opposizione si è subito schierata contro il governo, anche se anche in questo caso i sindacati, almeno i sindacati maggioritari, che sono corporativi, sono più sopiti, nel senso che stanno probabilmente contrattando ancora con il governo, e quindi per esempio non è stato ancora dichiarato uno sciopero generale, mentre altri sindacati autonomi sì, lo vogliono dire. È interessante notare per esempio che il partito giustizialista, che è il partito di riferimento del peronismo, e la sensazione che si stia dedicando per ora più alla una posizione di tipo giudiziario, attraverso per esempio alcuni giudici che hanno fermato alcune manovre economiche del governo, che ha una posizione politica per esempio in Parlamento. Quindi sono più le associazioni di base, i gruppi politici di base che si stanno, anche peronisti, che si stanno andando nelle strade per opporsi al governo. Arriviamo alla parte della crisi, no? Io qua mi sono chiesto un po' cosa vuol dire crisi, perché di quale crisi stiamo parlando quando parliamo di Brasile e Argentina, nel senso che ovviamente un contesto diverso, chissà, stiamo parlando di una crisi più strutturale, nel senso che sono paesi ovviamente periferici, un'economia periferica, per cui anche nei cambiamenti nell'economia o il cambiamento di governo, per esempio, ha delle conseguenze molto più forti e che si sentono anche molto meno tempo, perché per esempio in Argentina secondo me si può parlare anche di un capitalismo più rapace, nel senso che il nuovo governo per esempio si sta comportando come altri negli anni 90, che fondamentalmente quando arrivano la prima cosa che fanno è spendere le aziende di Stato, spendere le risorse del paese alle multinazionali straniere senza nessun tipo di modello di sviluppo, neanche che favorisca quasi il capitale nazionale. Questa è la differenza ovviamente rispetto ai paesi del centro, come in qualche modo in Italia. Due categorie principali, una è politica, c'è una crisi di tipo politico che riguarda la crisi dei partiti di governo, per cui chi
Kirchnerismo in Argentina, il partito dei lavoratori in Brasile, che ha anche a che fare con la leadership, per cui la successione, non la famosa successione nei sistemi presidenzialisti, con forti leader, da questa onda, diciamo, di sinistra che si è vista nel continente, era molto ovviamente legata a figure carismatiche, Chavez, Lula, Kirchner, per cui quanto è difficile trovare nuovi leader e quanto i successori siano molto più deboli, per esempio nel caso brasiliano tutti gli osservatori fanno riferimento a una debolezza di Dilma Rousseff rispetto a quello che era la leadership di Lula, e che anche una perdita di consenso, di perdita di contatto con la base è avvenuta sicuramente in Argentina, e si può notare soprattutto in Brasile, dove le manovre neoliberali erano, le manovre economiche neoliberali erano iniziate già con l'ultimo mandato di Dilma, che aveva vinto le elezioni con un programma e appena assunto aveva iniziato a implementare delle misure economiche che erano quelle che proponeva l'avversario, uno scollamento con la base stessa del partito, e ovviamente una centralizzazione del potere che dopo alcuni anni ha contribuito anch'essa a far perdere il consenso, diciamo, alle forze della sinistra di governo, e anche uno scollamento con la base che non si riconosce più. Ovviamente sempre nel piano politico questi governi hanno fatto scontrare con un'altra concentrazione mediatica, per cui se questo sia uno degli aspetti più conosciuti, il famoso Clarín in Argentina o Globo in Brasile, gruppi mediatici che non sono solo giornali, hanno radio, catene di televisione, hanno ovviamente lavorato il governo per anni e hanno in qualche modo installato un discorso che soprattutto a che fare con la corruzione, ha diciamo ingigantito alcuni casi di corruzione fino a fare in modo che fondamentalmente la società parla solo di quello e i governi, è molto evidente questo per esempio in Brasile, le manifestazioni contro il governo erano fondamentalmente di adorno, nel senso che erano cose che si succedevano però ingigantite rispetto alla realtà, identificava tutto il governo, tutta la forza politica di sinistra con la sinistra in generale e con la corruzione. Non bisogna dimenticare la classica il classico lobby degli Stati Uniti che in qualche modo ha contribuito a questa crisi, ci sono dei famosi WikiLeaks del presidente, dell'attuale presidente Macri, che si reca nell'ambasciata degli Stati Uniti a riferire, a prendere ordini in qualche modo, come ci sono delle ricerche sopra su alcune ONG degli Stati Uniti che finanziano ad esempio i movimenti studenteschi contro il governo, alcuni movimenti ovviamente contro il governo in Brasile. E c'è, e questo è l'aspetto più interessante, anche una crisi di tipo economico, no? Perché come dicevo, le nuove misure economiche, i nuovi governi vanno direttamente incontro dei ceti meno abbienti, però diciamo che la crisi viene anche dal modello economico che i governi di sinistra e di centro-sinistra hanno implementato, per cui fondamentalmente si è conclusa la festa tra virgolette delle commodities, è crollato il prezzo di questi beni di esportazione che in generale vanno nei mercati asiatici, fondamentalmente in Cina, la soia per esempio si usa per alimentare i maiali in Cina e il bestiame, e questa, tra l'altro, questa specializzazione per produrre commodities ha prodotto quella che si chiama una recriminalizzazione dell'economia, nel senso che si è accentuata la dipendenza in un certo senso, no? L'organizzazione dell'economia per produrre questi beni che non sono beni con un alto valore aggregato, non sono beni industriali. Un altro aspetto interessante, mi sembra, e questo è contenuto in uno degli articoli che ho dato, il fattore della nuova classe media, no? Che è una delle bandiere, per esempio, del Partito dei Lavoratori in Brasile, cioè aver tolto uno strato sociale, diciamo, dalla povertà e averlo trasformato in una nuova classe media, no?
un po' quello che si osserva è che questa nuova classe media ovviamente diventa classe media, c'è tutta una discussione ovviamente su cosa sia la classe media, però diventa una classe media che ha necessità e si vede come una classe media in cui esige di più e in un certo senso si sposta a destra, no? Con il voto. Per cui la riflessione è un po' interessante anche che mi sembra che su cui bisogna dibattere. Aspetta, aspetta Dario, aspetta che sei saltato. Ok, riparti? Vai. La classe media. Ah, dimmi quanto tempo. Ok. Vai avanti. Vai, vai, vai. Ok. No, dicevo, uno degli aspetti più interessanti mi sembra su cui riflettere anche la sinistra, anche la prospettiva di sinistra non di governo, è fino a che punto sia possibile trasformare la società, come appunto questi governi hanno fatto, chissà, con alcuni piani sociali e togliendo molte persone dalla povertà, trasformandole in questa nuova classe media che appunto è un dibattito, è un termine numerico, è un termine di quanto guadagnano queste persone, una nuova classe media in che senso. Molti sostengono che questa nuova classe media dopo si comporta come una classe media e per esempio vota a destra, quindi vota incontro gli stessi governi che magari l'hanno beneficiata in qualche modo in questi anni, e quindi il dibattito diceva un po' se in questi anni si sono creati consumatori, nel senso che si è aumentata la capacità di consumo in questi settori, o cittadini, dicevo, con le differenti accezioni che ha la parola, che magari non ci piace del tutto, però utilizzata in senso di partecipanti politicamente attivi alla società, appunto creato consumatori o cittadini, no? Quindi, cosa questi partiti, questi governi di sinistra hanno potuto creare. Concludo, mi piacerebbe appunto dedicare una piccola parte a pensare alle resistenze che si stanno dando, si daranno, si stanno progettando in Brasile e in Argentina, è un po' la visione della crisi dal basso, no? La crisi dal basso, credo che siamo davanti a una specie di piccolo esempio di shock therapy, di terapia dello shock, per cui si sono prese delle misure economiche impopolari nuovamente in un caso come l'Argentina che si erano negate assolutamente in campagna elettorale, per cui non è una novità, il governo liberale vince con un programma che liberale non è, e nel caso del Brasile ovviamente imposto da un governo che non è stato nemmeno eletto democraticamente, anche chiuso con una democrazia rappresentativa, accompagnato a misure di forte repressione, che soprattutto in Brasile stiamo vedendo soprattutto con la polizia militare, una specie di mano libera per la repressione che in questi anni magari era stata minore, assolutamente presente però minore, quindi una specie di unione di questa terapia dello shock economico con la repressione per imporre un programma che è assolutamente impopolare e dello stesso tra l'altro contro cui i movimenti sociali e i partiti che poi hanno vinto le elezioni si erano ispirati negli anni 90, qui in un certo senso riaffermare quello che è stato negato negli ultimi, in questa fase appunto chiamata progressista. E poi viene la famosa domanda che mi sembra che abbia sempre senso porsi, cosa possiamo fare noi, no? Perché sembrano sempre cose distanti, e in realtà in qualche modo sono molto più vicine di quello che sembra. Da una parte mi sembra che a livello quasi teorico ci può servire diciamo questo spaccato per concettualizzare meglio cosa siamo noi, nel senso di Italia e Unione Europea in generale, in relazione con il mondo, nel senso che per esempio non è un caso che il trattato di aiutatemi, di libero scambio che si stava discutendo in questi mesi con gli Stati Uniti e che pare, per fortuna che abbia, non si sa se sia stato cancellato, però almeno ha rallentato nelle negoziazioni fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, non è un caso che si stia discutendo mentre si stanno riaprendo i negoziati. L'Argentina per esempio è uno dei primi paesi che voleva riaprire questi negoziati fra Mercosur
che unisce Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e l'Unione Europea per firmare un trattato simile, e anche il trattato che gli Stati Uniti stanno promuovendo verso l'Asia, che si chiama Transpacifico, che corrisponde al transatlantico praticamente tra Stati Uniti e Europa, però con paesi asiatici che non siano la Cina, inclusi alcuni paesi sudamericani come Colombia, Perù, Cile. Questi trattati in qualche modo l'idea ovviamente che possano confluire o che costruiscano una rete di trattati di libero scambio che tenga, no? Tra alcuni paesi e l'economia mondiale andare in un certo senso, per cui quello che anche alcuni compagni qua in Argentina stanno promuovendo è l'idea che le lotte si possano unire, per esempio su questo piano, con posizioni che in Europa si può porre al trattato con gli Stati Uniti, vada di pari passo con il riconoscimento che si sta cercando di fare lo stesso in altri paesi, e che ovviamente magari la nostra posizione è un po' più favorevole in un certo senso a livello geografico e geoeconomico, per cui lottare allo stesso tempo contro entrambe le cose. E dall'altra parte, la mia visione è un po' sempre delle cose che il nemico è in casa, non bisogna andare in Sud America necessariamente per combattere questa svolta, diciamo, di cui vi ho parlato. Per esempio, c'è stata la visita di Renzi all'inizio dell'anno scorso, appena vinto le elezioni Macri, e ho seguito un po' la copertura che è stata fatta dai media italiani. Ovviamente in quel caso è stato un incontro che è servito ad entrambi. A Macri è servito per dire che stavano arrivando gli investimenti esteri, e Renzi ha detto che le imprese italiane faranno affari in Argentina, torneranno a fare affari, e diciamo che per esempio si può attaccare o ricordarsi di questo, insomma, tenere a mente che il governo Renzi per esempio è venuto in Argentina a fare quasi neocolonialismo, perché ovviamente hanno glissato completamente su quello che sono stati gli ultimi 15 anni, e è tornata una retorica per la quale per esempio i creditori italiani che avevano fondamentalmente speculato sul famoso debito argentino avevano ragione, dovevano essere pagati, come infatti poi Macri ha finito di pagare i debitori italiani. O per esempio un'altra, aspetto, se vogliamo, neocoloniale, che i giornali italiani dicevano: ah, e per ricevere Renzi, in onore di Renzi, Macri farà rimettere la Salemascio, la piazza principale, la famosa statua di Colombo, che il governo passato aveva rimosso per altre ragioni, ma poi non ha più rimesso e ha sostituito con un'altra statua più significativa per il continente, ovviamente come presa di posizione sulla conquista, tra virgolette, dell'America. E finalmente l'ultimo aspetto che mi sembra rilevante da riconoscere, in qualche modo appoggiare con tutti i distinguo, appoggiare ovviamente quello che fa un governo, ci possono essere posizioni politiche differenti, però per esempio si è parlato poco della battaglia dell'Argentina alla ONU, alle Nazioni Unite, proprio rispetto a questo aspetto dei chiamati fondi avvoltoi, che sono nomi di lungo qua, però che sono questi fondi speculativi, in questo caso di origine statunitense, che speculano sul debito degli stati, in questo caso col debito contratto dall'Argentina negli anni 90, e che non accettano le rinegoziazioni quando uno stato rinegozia il debito, e comprano il debito a un valore minimo e esigono il valore totale del debito, no? Comprano ad altri creditori il debito, gli fanno questo praticamente quasi di mestiere, no? Speculano sul debito degli stati mettendoli in ginocchio, per cui l'Argentina ha avviato una campagna nella ONU con ampio sostegno, che è stata puntualmente abbandonata ovviamente con il cambio di governo contro questo fenomeno, per cui in qualche modo appoggiare questa battaglia che non molto lontana da noi, anche fare per esempio con la Grecia, no? Per cui col debito degli stati. Quindi concludo, mi sembra che alcuni aspetti interessanti magari per dibattere possono essere il rispetto al sorgimento di questi governi nella crisi attuale, possono essere un aspetto di cui dicevo non si è parlato tanto,
magari che la dipendenza, l'estrema dipendenza dalle commodities, per cui come il prezzo, queste produzioni globali possa incidere tanto sulle prospettive di governo, di resistenza al governo, diciamo, di forze politiche di sinistra, e se non anche quelle, quella fonte di finanziamento per avviare alcune politiche sociali, l'equilibrio che dicevo tra il creare consumatori o cittadini, per cui in qualche punto alcune politiche sociali appunto servono ad aumentare il consumo dei cittadini o a creare dei cittadini, ma creare cittadini consapevoli, aumentare diciamo la consapevolezza politica, e quindi che un governo di sinistra in qualche modo lascia anche questa cameretta, non solo aver aumentato la capacità di consumare i suoi cittadini. E finalmente una polemica che molte persone stanno portando avanti è con questa nuova definizione che si sia concluso in qualche modo il ciclo progressista, e la domanda è un po' dipende da dove guardiamo, perché ovviamente c'è una relativa sconfitta delle forze politiche di sinistra a livello di governo, però diciamo, i movimenti sociali, le forze politiche di opposizione sono in qualche modo in strada, come sono state a protestare, come a organizzarsi come erano prima dell'arrivo di questi governi, come in parte erano durante questa fase, per cui e hanno prodotto questi governi in questa fase, in qualche modo, per cui di stare attenti con dichiarare una fase che dipende insomma da dove cerchiamo le forze produttiviste. Senti, per ora grazie, nel senso che ci sarebbero probabilmente domande, ma lascerei la parola ad Angelo e agli interventi successivi, e poi magari riprendiamo un po' di temi, anche perché la parte finale del tuo intervento mi è sembrata utilissima proprio per alzare un po' anche la palla proprio ad Angelo e al Venezuela. Quindi se sei d'accordo io ti terrei in collegamento, magari se ci senti bene ti metto il video così vedi Angelo, è un po' meno, la situazione è un po' meno esclusiva per te nei tuoi confronti, però intanto grazie e quindi insomma credo che Dario sia stato molto efficace nell'affrontare, nel contestualizzare Brasile e Argentina, ma anche appunto come già detto a fornire una serie di assist ad Angelo e anche poi ad allargare al tema energetico. Quindi facciamo un salto in Venezuela e chiediamo ad Angelo Zaccaria di affrontare un tema che sicuramente non sarà facile per lui, ma sia per la complessità del tema, ma anche insomma per il coinvolgimento politico ed emotivo che sicuramente ci può essere. Perfetto, vabbè, anche io inizierei con i ringraziamenti sia a Piano Terra, a Lapsus e a voi che siete qua. Lo spottino lo facciamo subito. Io sono qui anche perché ho fatto un libro e un opuscolo di aggiornamento, che sono qui per chi li volesse, magari poi dopo, quando avevo finito, in offerta speciale. Chi volesse approfondire di più la questione, entrare un po' più nel dettaglio. Detto questo, io quello che voglio dire è che sta diventando sempre più difficile per me parlare di Venezuela. Perché questo? Allora, lì è sempre stato un po' un casino, anche capire, orientarsi, per varie ragioni. Lo sta diventando sempre di più. E lo sta diventando in un contesto dove i motivi per cui io ritengo che continua a vigere una ragione per continuare a sostenere quel processo, quei motivi ci sono ancora. Quelli che invece stanno aumentando sono gli aspetti più problematici e più critici. Sui motivi per cui continuare a sostenere, che sono più evidenti, anche di cui ha parlato in parte anche Dario, non mi dilungherò molto. Un paese che ha ricostituito il controllo sulle proprie risorse,
teniamo conto che si tratta di uno dei più grandi forzieri di risorse naturali nel mondo, detentore di una delle più grandi riserve di petrolio, di metà del gas, terre rare, coltan, oro, insomma una specie di tesoro a cielo aperto. Un paese che ha realizzato conquiste sociali riconosciute anche da agenzie, da osservatori neutrali, per esempio le Nazioni Unite, col dimezzamento della povertà negli anni, soprattutto nei primi anni, nel primo ciclo del governo Chavez. Un paese che ha condotto avanti politiche di cooperazione e di alleanza con altri governi progressisti all'insegna dello sganciamento dall'influenza degli Stati Uniti, e quindi la costituzione di un polo all'interno di una politica estera di tipo multipolare. Però su questo mi limito a degli accenni, insisterò invece un po' di più su quello che secondo me invece è l'aspetto nodale del perché va sostenuto. Io credo che l'aspetto nodale è un aspetto di tipo ideologico-culturale. Perché? Perché questi signori in Venezuela hanno conquistato il governo, fate conto, una decina d'anni dopo la caduta del muro, 7-8 anni dopo la caduta dell'URSS, e hanno rimesso comunque, dopo varie fasi, non subito, al centro il tema di creare un'alternativa di sistema al capitalismo. Ci hanno messo al centro, con 10.000 limiti, contraddizioni, quello che volete voi, il tema, niente poco di meno, della rivoluzione. E lo hanno fatto in qualche modo facendo i conti con alcune questioni di fondo sulle quali noi, per varie ragioni, sulle quali non ci addentriamo, non facciamo i conti tanto facilmente. Per esempio il tema della democrazia, cercando di tenere insieme sia un discorso sulla democrazia che un discorso sulla rivoluzione. Sostanzialmente in che modo? Lo schema che si è definito negli anni, non era così chiaro all'inizio, è sostanzialmente questo. Loro dicono: noi partiamo dalla democrazia rappresentativa, che critichiamo, però ci assumiamo questa come arena, quindi ci assumiamo il tema del consenso, competiamo all'interno di questa arena, vinciamo le elezioni, dopodiché attraverso l'utilizzo degli strumenti dell'azione dello Stato da una parte e della pressione dei movimenti di parte dall'altro, cerchiamo di creare forme nuove di società e forme nuove di economia e forme nuove di democrazia. In che modo? Il sistema venezuelano è stato sempre un sistema economia mista, dove c'è una quota di economia privata ancora abbastanza prevalente, diciamo circa il 70%, una quota di economia statale e una quota di economia sociale, comunitaria, cioè questa esperienza di tipo cooperativo sostanzialmente a cui il governo ha dato impulso. La politica del governo, lo schema del governo era, attraverso l'azione dello Stato e quindi anche attraverso la leva fiscale e attraverso la pressione dei movimenti dal basso, far crescere le forme di economia comunitaria, sociale, cooperativa, e far deperire, ridurre l'economia di tipo privato. Quindi questo era lo schema, e nel contempo far crescere anche nuove forme di democrazia che andassero oltre la democrazia rappresentativa, e in questo senso ci sta tutto il discorso dei consigli comunali e delle comuni socialiste, sulle quali poi torneremo di nuovo più nel dettaglio. Quindi secondo me il motivo vero per cui il cuore più profondo per cui va sostenuto questo percorso, per quello che ha dato, è che perlomeno hanno provato a farlo iniziando a porsi, perché non li hanno risolti in realtà, alcuni problemi anche di ordine teorico che noi, per ragioni anche di carattere storico, per il contesto in cui ci troviamo, abbiamo un po' lasciato lì. Cioè, a me mi sembra che forse l'ultima, non vorrei esagerare, che ha trattato la questione del nesso, per esempio, fra democrazia e rivoluzione, forse è stata Rosa Luxemburg. Dopodiché, in Italia il tema, per esempio, i movimenti oggi come oggi non l'hanno mai posto al centro della propria attenzione, o perché una parte dei movimenti non si pone proprio in un'ottica istituzionale o di governo, o perché altri che si definiscono rivoluzionari continuano a proporre
modelli rivoluzionari che non tengono conto del problema della democrazia e del consenso, o ripropongono ancora tesi come quelle della rivoluzione di minoranza, della rivoluzione di avanguardia, oppure altri ancora che avrebbero dovuto per statuto porsi la questione, alludo per esempio a un partito che voleva rifondare il comunismo e quindi aveva al centro della propria azione questo tema, e poi è andata a finire come è andata a finire. Quindi da questo punto di vista io credo che il motivo più forte di interesse dell'esperienza nel confronto dell'esperienza venezuelana è legato proprio a questo discorso, e secondo me è anche uno dei motivi che gli ha conquistato tutto questo odio e questa avversione. Perché? Perché gli Stati Uniti vogliono il nemico adatto ai loro scopi di dominio, cioè il nemico meno è presentabile, meglio è. Quindi un nemico che si pone il problema di un cambio di sistema, di un'alternativa economica al neoliberismo, che tiene questo insieme e lo coniuga con la tematica del consenso, della democrazia, che si candida alle elezioni, passa attraverso 15 appuntamenti elettorali vincendoli quasi tutti, sicuramente è un nemico troppo poco impresentabile, un esempio negativo, un esempio da battere sostanzialmente. D'altronde, che questo sia stato il cuore del mio interesse emerge anche dal titolo del libro. Il titolo del libro è La rivoluzione bonita, la rivoluzione gentile, la rivoluzione buona. Dopodiché questo tema va assunto anche in maniera critica, per i limiti che ha anche questo ragionamento, perché arriva a un certo punto dove se vuoi fare veramente la rivoluzione non è che la fai solo come dici tu. La rivoluzione crea una dialettica, crea uno scontro, crea un conflitto, può essere che il terreno della guerra te lo imponga il tuo avversario, quindi le cose non sono mai così semplici. C'era uno, mi sembra che era cinese, che diceva che la rivoluzione non è un pranzo di gala e spiegava anche perché, no? Però diciamo, il tema per me cruciale, fondamentale è questo. E il tema per cui è valsa la pena e tuttora vale ancora la pena di occuparsi di Venezuela. Dopodiché però ci sono stati un po' di problemini, come ho accennato all'inizio. E quindi entriamo in questo secondo ordine di ragionamenti. I problemini sono emersi in maniera plateale con le elezioni parlamentari del dicembre 2015, di cui parlava anche Dario. È il primo vero appuntamento elettorale che il chavismo perde. C'era stata prima la sconfitta di Misura su un referendum di modifica costituzionale nel 2006, però diciamo la prima vera sconfitta è quella alle elezioni parlamentari. Una sconfitta anche abbastanza pesante, nel senso che l'opposizione vince con il 56,26% dei voti e il chavismo perde con il 40,87% dei voti. Cioè praticamente 7 milioni e 700 mila voti per l'opposizione e 5.599.000 per il chavismo. Che cosa è successo? Qui vado un po' a per cenni, per dedicarmi più ad alcuni altri punti che secondo me sono fondamentali. Innanzitutto non è un fulmine a ciel sereno. Se voi vi andate a vedere tutte le serie elettorali dei 10 anni precedenti, voi scoprirete che in realtà il 2013, elezioni di poco successive alla morte di Chavez, già evidenzia una crisi di consenso, perché il chavismo vince contro il candidato antichavista, Chavez era morto 2 mesi prima, per 230.000 voti. Siamo lontani dai 3 milioni di vantaggio di Chavez delle elezioni del 2006, ma anche le elezioni ultime a cui partecipò Chavez vivo, la breccia a favore del chavismo era già ridotta di una metà, 1,5 milioni circa di voti in più, con Chavez ancora vivo. Per non parlare delle elezioni parlamentari del 2010, quelle precedenti rispetto a queste dove il chavismo perde, dove là in realtà, se andate a vedere il voto popolare, c'era stato un pari e patta, cioè nel senso che le elezioni furono vinte dal chavismo solo grazie al sistema elettorale, però dal punto di vista del consenso, insomma, quello che vi sto rievocando è per dire che la crisi di consenso del chavismo in realtà inizia già prima, non inizia con la morte di Chavez, non inizia con le ultime elezioni parlamentari. Però certo, con le ultime elezioni parlamentari il problema è ormai evidente, e quindi ci obbliga a fare alcuni ragionamenti che ci riportano a quello che diceva anche Dario. Perché il chavismo perde queste elezioni? Qualcuno dice che le ragioni principali sono il calo del prezzo del petrolio e la morte di Chavez. Ebbene, il fatto che, anche ammesso in un concesso che siano queste le due ragioni principali, queste però ci immettono a quelli che sono stati i limiti del processo.
Se il calo del petrolio è stato così importante, allora vuol dire che tutte queste politiche assistenziali, che pure sono state fondamentali e che sono state fatte con i soldi del petrolio, nel momento in cui i soldi del petrolio cominciano ad essere di meno e quindi entrano in crisi le politiche sociali, allora entra in crisi il consenso. Cosa vuol dire allora? Un po' quello che diceva Dario, la politica di assistenza, il fatto di offrire beni materiali, offrire servizi, non per questo automaticamente crea coscienza. Cioè i processi per cui si crea una coscienza di un mondo diverso, alternativo, di un diverso modo di produrre, di organizzare la società, non dipende semplicemente dal fatto che un governo che dice di voler fare quello ti dà servizi, ti dà beni, ti dà. Non è così semplice. In Venezuela ci sono anche casi da manuale, per esempio un quartiere costruito dal governo, case popolari, una delle grandi politiche sociali del governo è stata la missione Vivienda, come l'hanno chiamata loro, attraverso la quale sono stati costruiti circa 1.100.000 alloggi popolari. Ebbene, un quartiere che si trova alle porte di Caracas, che si chiama Ciudad Caribia, costruito integralmente dal governo e assegnato a persone che venivano da situazioni di grande disagio economico, quando arriva il momento delle elezioni che vedono Maduro vincere di poco, ebbene in quel quartiere vince l'opposizione, non vince il governo. Quindi la questione torna a quello che si diceva prima, torna anche ad alcuni equivoci intorno a cosa si intende per socialismo. Per esempio, intorno al tema del socialismo, sicuramente in Venezuela c'è stata molta confusione, perché per alcuni socialismo, in un paese appunto con grandi riserve naturali, grandi ricchezze naturali, una grande rendita petrolifera, con una storia assistenziale di assistenzialismo clientelare anche di lunga data, che parte perlomeno dagli anni 70 quando ci fu il primo picco dei prezzi del petrolio, ebbene per alcuni probabilmente il socialismo, e qualcuno lo ha inteso come voglio anch'io poter fruire di una parte di questa ricchezza, voglio anch'io un tenore di consumo da cui sono stato escluso finora, un tenore di consumo da classe media. Cioè socialismo per me è che voglio anch'io la mia parte, non che voglio quindi rimanendo dentro una cultura di consumo, uno stile di vita che è quello dominante. D'altronde, e qui tornano i problemi però, che non possono essere liquidati facilmente, loro potevano evitare di fare questo, potevano evitare di fare... Non potevano, perché uno dei motivi principali per cui loro vanno al potere è proprio perché devono colmare quella che il governo definiva una deuda sociale, un debito sociale di un paese che aveva questo paradosso di essere uno dei paesi più ricchi del mondo di risorse naturali e un paese dove c'era il 60% di popolazione povera. Un paese che ha subito il Caracazzo nel 1989, una delle prime grandi rivolte contro il neoliberismo, con un saldo che ancora oggi non si sa di quanti morti fu, però pare alcune migliaia, 3.000. Quindi evidentemente questo nodo socialismo, assistenzialismo, consumi non era aggirabile, loro dovevano comunque fare delle politiche sociali, quindi non era quello un problema che si poteva tranquillamente arginare. Però diciamo che da questo punto di vista credo che alcuni nodi siano comuni a quelli che riguardano altri paesi. Per esempio io ho visto recentemente in Argentina alcuni amici che vivono in Argentina e loro mi dicevano alcune cose simili, cioè che loro che vivono in un piccolo paese e vivono nel mondo dell'artigianato dicevano che c'era questo paradosso per cui molti loro amici che erano stati beneficiati dalle politiche kirchneriste, nel senso che gli avevano dato prestiti a fondo perduto, gli avevano comprato macchinari, forni, strumenti per lavorare, alla fine questi arrivano alle elezioni e votano per Macri. Quindi come risolviamo questa questione? Evidentemente c'è un campo aperto di ragionamento e anche di conflitto su queste cose. L'altro nodo che evidenzia il problema del perché si perde consenso, c'è la questione della morte di Chavez, anche quello ci introduce a un altro limite del processo, che è questa questione che accennava prima Dario, del carattere fortemente carismatico, plebiscitario, personalizzato del chavismo, incentrato sul ruolo della figura di Chavez. Il problema che crea una contraddizione, che oltretutto nel caso del chavismo, con la sua connotazione politica più marcata, con la sua ambizione a creare forme di democrazia superiore a quella rappresentativa, inclusive, orizzontali, circolari, in questa ottica la contraddizione con un potere fortemente incentrato sul leader è ancora più marcata, perché se vuoi creare questo potere circolare orizzontale, certo un modello del genere stride un po' con un potere troppo personalizzato. Dopodiché i problemi li vedi quando il leader carismatico viene meno, come purtroppo è venuto meno
Chavez nel marzo del 2013. Però i limiti, per completare un po' il ragionamento, sono anche limiti che non possono essere visti solo negli errori fatti dal governo o nel quadro politico generale, sono anche limiti che sono presenti al basso nella società, perché il popolo, appunto, il proletariato, le masse popolari, come le vogliamo chiamare, non sono un tutt'uno indistinto organico portatore di valori positivi, ma sono un luogo di contraddizione, luogo di conflitto, luogo di lotta, di battaglia, di differenze, di scontro. Faccio degli esempi: i consigli comunali e le comuni socialiste. I consigli comunali erano fondamentalmente delle assemblee di quartiere che dovevano ricevere direttamente fondi dal governo per poi con questi fondi portare avanti dei progetti legati alla vivibilità nel quartiere, tipiche problematiche che in genere sono competenza delle amministrazioni locali. Quindi un organo avanzato di democrazia dal basso, che bypassava completamente quella che era la gerarchia burocratica amministrativa tradizionale. Erano una delle espressioni di queste nuove forme di democrazia che il chavismo voleva impiantare. Oppure le comuni socialiste. Le comuni socialiste sono un prodotto, stiamo parlando di cose stabilite per legge dal governo bolivariano, che ha dato impulso, che ci ha fatto le leggi, che le ha finanziate, quindi erano dei progetti legislativi politici del governo per far vivere effettivamente questa nuova società che loro volevano impiantare. Le comuni socialiste, che erano in parte, partivano dai consigli comunali, nel senso che i comuni socialisti erano il prodotto di conglomerati, consorzi, aggregazioni sempre più grandi di consigli comunali, quindi di ambiti di tipo assembleare e territoriale, in più aveva però anche un contenuto di tipo produttivo. Quindi un contenuto di tipo produttivo significa creare delle forme di produzione all'insegna della logica di tipo cooperativo, mutualistico, solidaristico, rispetto dell'ambiente e chi più ne ha ne metta. Entrambi questi percorsi hanno evidenziato il carattere problematico e in questo senso il limite che si è posto a livello basso della società. In che senso? Nei consigli comunali, mi diceva un amico e compagno di là, la cui intervista è presente fra l'altro nel libro, cioè nei consigli comunali, siccome si sa che arrivano i soldi, spesso ti ritrovi quelli che vengono lì per fare business, per fare clientela, per fottersi i soldi loro, e magari ti creano cordate di famiglie, di amici, per magari a raggiungere il controllo di quel determinato consiglio comunale, per esempio per riuscire a eleggere la figura che per esempio dovrebbe controllare che non ci siano magagne, ruberie, cercare di mettere uno o debole, diciamo non in grado per ragioni caratteriali di avere quel tipo di ruolo, oppure un amico loro. E quindi lui diceva che comunque noi attivisti, noi compagni, noi avanguardie, sappiamo che ci sono questi rischi, sappiamo che ci sono questi meccanismi, siamo presenti, la legge ci dà dei vantaggi, ci dà delle prerogative, cerchiamo di controllare e quindi di far sì che questi consigli comunali prendano la direzione giusta. Stesso problema si è verificato nelle comuni socialiste. Un altro interlocutore che ho avuto in Venezuela e che conosceva un po' la realtà delle comuni socialiste mi diceva che era una realtà a macchia di leopardo. È importante parlarne perché stiamo parlando di quello che doveva essere il cuore progettuale della società futura del socialismo del siglo XXI. Dov'è il problema? Il problema è che queste comuni socialiste, anche lì dove girano soldi, dove arrivano finanziamenti, arrivano fondi, funzionavano bene dove c'era un tessuto militante di gente che veniva magari dalla guerriglia piuttosto che dalle lotte contro la chiamata Quarta Repubblica, gente che aveva spessore dal punto di vista politico, di esperienza e dal punto di vista organizzativo e che riusciva a fargli prendere la piega giusta. Dove questo non c'era, prevalevano altri meccanismi che magari non erano necessariamente la corruttela, ma semplicemente lo svacco, l'inefficienza, il pressappochismo, il fatto che si crea la struttura però poi non la si mette in produzione. In altri termini, per fare la rivoluzione, banalmente, ci vogliono anche i rivoluzionari. Non basta il funzionario retribuito che arriva da Caracas e che dovrebbe lui sovrintendere. Quindi, come vedete, un arco di problemi abbastanza ampio e che fa capire quanto sia ricco di spunti, di stimoli e di riflessioni un laboratorio come quello venezuelano. E soprattutto per noi che non abbiamo mai operato all'interno di una logica di governo o di gestione o di amministrazione, per quello che è anche il nostro contesto storico.
io mi avverei a chiudere con alcuni altri accenni. Detto questo, qual è lo stato dell'arte adesso? Il contesto sociale. Adesso il contesto sociale è un po' difficile, perché complici anche i fattori di carattere economico più generale che accennava Dario e sui quali immagino ci intratterrà anche Giampaolo, adesso, oltre a tutti questi problemi politici che si sono aperti anche dopo le elezioni parlamentari e sulla base anche del diverso ciclo economico, la situazione sociale in questo momento è quella che fa sì che dopo un aumento ininterrotto delle quote di popolazione sottratte alla povertà, riduzione della povertà che dura in maniera ininterrotta praticamente fino al 2010, negli ultimi anni abbiamo che c'è di nuovo un aumento della fascia di popolazione in situazioni di povertà relativa o estrema. Questo si può citare perché è certificato dalle stesse agenzie, per esempio la CEPAL, che è la Commissione Economica per l'America Latina e del Caribe, che avevano certificato i progressi del chavismo su questo fronte, per cui li possiamo citare. E qui ci sono anche dei dati, ma i dati al limite ve li potete anche andare a vedere voi. Per esempio, dal 2012 al 2013 la povertà in Venezuela passa dal 25,4 al 32,1. Altro dato importante, la questione della criminalità, nodo storico in Venezuela che precedeva il chavismo e che, a dir la verità, è un dato che caratterizza tutta quell'area continentale, perché l'area continentale che sta fra America Centrale e il nord del subcontinente americano è probabilmente, anzi toglierei probabilmente, l'area del mondo con il più alto livello di criminalità. Ebbene, il Venezuela in questa classifica purtroppo è nei tre paesi col più alto livello di criminalità, insieme a Salvador ed Honduras. Anche lì purtroppo una situazione che permane drammatica. Ci sono vari indici e vari livelli di quantificazione. Io mi atterrei a quelli più o meno ufficiali, cioè sono quelli delle agenzie legate alle Nazioni Unite e che sono stati anche diffusi dallo stesso governo, in particolare dalla Procura Generale dello Stato. Stiamo parlando di un paese che allo stato attuale ha un indice di circa 18.000 omicidi all'anno. Stiamo parlando di un paese di 30 milioni di abitanti, quindi metà della popolazione, 18.000 omicidi all'anno. Teniamo conto che noi italiani siamo in un paese dove pure si lanciano ogni tanto questi grandi allarmi sulla sicurezza. Noi abbiamo, con il doppio della popolazione, circa 700-800 omicidi all'anno. Quindi questo è un altro punto che voglio buttare lì per far capire come, all'interno di una situazione sociale che si va deteriorando, c'è quest'altro grosso pezzo del problema che ci fa capire quanto sia arduo il cammino della costruzione del socialismo del siglo XXI, perché tu hai un paese che da un lato si è posto questi problemi di ordine politico, di cambiamento e di trasformazione a questo livello, e dall'altro che si confronta con questi problemi dove non si sa neanche quante armi circolino in maniera illegale. Qualcuno dice addirittura 15 milioni, cioè praticamente una per ogni due abitanti. Infine c'è anche la questione dell'inflazione. L'inflazione l'anno scorso, per dichiarazione della stessa Banco Centrale del Venezuela, e questo va di pari passo con i ragionamenti fatti prima sul mutamento di quadro economico, sostanzialmente sul fatto che un paese che ha continuato con le politiche sociali ad aumentare la capacità di consumo, ma che non essendosi sganciato da un'economia fondata essenzialmente sulla rendita petrolifera, non ha fatto andare in parallelo a questo aumento della capacità di consumo un aumento della produzione di beni, e quindi abbiamo un processo di disequilibrio economico e anche di boicottaggio da parte delle opposizioni di quella intorno a quella che il governo ha definito guerra economica, che ha fatto sì che oggi come oggi, secondo queste dichiarazioni della Banco Centrale del Venezuela, nel 2015 l'inflazione è arrivata al 180%. Il Fondo Monetario Internazionale addirittura prevede che nel 2016 l'inflazione arrivi al 700%. Quindi questo è il panorama, come vedete, un po' complesso. Che fa il governo? E qui mi avvio a chiudere. Il governo fa sicuramente cose meritorie, per esempio ha cercato di prendere in mano la gestione della importazione di beni alimentari, ha creato apposta dei progetti diffusi sul territorio per organizzare la distribuzione diretta di questi alimenti a prezzi calmierati
alle popolazioni, quindi ha tentato in qualche modo di arginare alcuni degli effetti più devastanti dal punto di vista sociale e quindi anche del consenso di questa nuova situazione che si è venuta a creare. Dopodiché ha fatto anche altre cose sulle quali io qui mi permetto di avanzare dei dubbi, e questo lo dico nello spirito di tutto il lavoro che ho fatto sul Venezuela. Il lavoro, come vedete, non sono uno neutrale, sono uno schierato, però non sono neanche uno a cui piace la propaganda, e non sono neanche uno che, siccome vive qui, abbiamo i problemi che abbiamo, allora mi devo innamorare di qualche paradiso socialista perfetto, senza macchia, dall'altro lato del mondo. Cioè, secondo me, la solidarietà, l'appoggio, il sostegno a quell'esperienza va promossa parlando anche dei suoi limiti e cercando di capire questi limiti, perché questo nulla toglie al fatto che poi lo si continui a sostenere. Per esempio, io credo che sia un limite il fatto che il governo incentri tutta la campagna per giustificare questa situazione economica sul tema della guerra economica portata avanti dall'opposizione. Questo non vuol dire che la guerra economica non ci sia, la guerra economica c'è perché l'opposizione ha gli strumenti per farla, visto che controlla ancora 2/3 dell'economia del paese, e lo fa in vari modi. Lo ha fatto anche in altri contesti, la lezione del Cile, che giustamente viene citato, insomma, il Cile prima di sferrare il colpo del golpe è stato indebolito anche a quel livello lì. Perché a quel livello lì si cercava di dimostrare che un modello di alternativa sociale non è efficiente, non funziona. E quindi logorare anche il consenso ieri ad Allende, oggi a Chavez piuttosto che a Maduro. Però la domanda, il domandone è: ma basta questo a spiegare tutte le cose che non sono andate? O ci sono anche altri problemi? Non ci dimentichiamo che la rivoluzione Bonita è stata la rivoluzione nel mondo che ha goduto di più risorse finanziarie. Cioè ha goduto di 10-12 anni di barile del petrolio a $100, in un paese che ne estraeva più o meno 3 milioni di barili al giorno. Poi non tutti questi soldi andavano direttamente nelle casse del governo, però tanto per avere un'idea del volume di risorse finanziarie che il chavismo ha inglobato. Ebbene, il problema della corruzione, problema storico nel paese, è rimasto un buco nero irrisolto nel chavismo. Ed era rimasto tale anche con Chavez, ma questo non perché Chavez era corrotto, Chavez non era corrotto, però Chavez era militare, ragionava da militare, valutava i rapporti di forze in campo, si trovava in una condizione dove per una rivoluzione il problema primario è quello che la rivoluzione sopravviva, si trovava in una condizione di attacco permanente, aveva subito un colpo di Stato nel 2002, dove aveva rischiato anche di essere ammazzato, subiva appuntamenti elettorali annuali o più che annuali, doveva in qualche modo tenere unito il proprio campo, il proprio apparato elettorale, la propria macchina, i propri quadri, e quindi in qualche modo ha fatto un calcolo tattico di limitare la corruzione ma non sferrare fino in fondo il colpo contro la corruzione, lui che lo poteva fare perché aveva anche l'autorevolezza per farlo, per paura di creare frizioni e contraddizioni all'interno del proprio campo. Addirittura c'è chi interpreta la sconfitta di Misura al referendum costituzionale, dove lui perde per poco, perché sostanzialmente una parte dell'establishment non fa neanche campagna elettorale a favore del referendum, perché volevano in qualche modo lanciare un avvertimento a Chavez: guarda che tu hai bisogno di noi, quindi non ci rompere troppo le scatole. Questa è una scelta che secondo me lui fece in buona fede, la fece per queste ragioni di tipo tattico, però questa scelta poi ha portato a degli effetti, i cui effetti si sono visti soprattutto quando lui si è ammalato. Quando lui si è ammalato, fonti ufficiali, nel senso che sono di ex ministri che hanno dichiarato questo, in un solo anno, nel 2012, per truffe collegate al meccanismo del cambio agevolato in dollaro bolivar, il cambio agevolato vuol dire che tu industriale devi importare delle robe o creare una struttura produttiva, io fondamentalmente ti regalo i dollari, cioè nel senso che te li cambio a un prezzo vantaggiosissimo. Senza entrare nel dettaglio del meccanismo tecnico, secondo quello che ha dichiarato questo ex ministro, Jorge Giordani, soltanto nel 2012 con questo meccanismo sono spariti 20 miliardi di dollari nel buco nero della corruzione. Ci sono varie stime, c'è una forza politica che si chiama Marea Socialista, che ha fatto anche dei calcoli attraverso i propri economisti, loro calcolano che il buco nero del meccanismo delle truffe del cambio è di circa 200-240 miliardi di dollari. Poi c'è un altro buco nero che consisterebbe nella differenza fra tutti i soldi che entravano all'ente petrolifero di Stato, PDVSA, e quelli che uscivano in quanto distribuiti alle varie agenzie ed enti di spesa. Anche lì chi ha fatto questi calcoli ci mette altri 200 miliardi che non si sa dove sono finiti. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Di cifre enormi che sicuramente poi hanno avuto anche il loro ruolo nel influire su, nel
dare un piccolo contributo a determinare questa situazione di crisi. Altre cose che sta facendo il governo e che non mi convincono per rispondere a questo tipo di situazione che si è creata, qui c'è un problema di consenso. Allora tu che fai? C'è in questo momento uno scazzo enorme sul referendum revocatorio. Il referendum revocatorio è uno dei fiori all'occhiello della Costituzione bolivariana, uno strumento avanzato di democrazia partecipativa e protagonica, perché consente a metà del mandato di promuovere il referendum per revocare le cariche elettive, incluso il presidente. Chavez, quando fu sottoposto a questo referendum nel 2004, si sottopose al referendum e lo vinse 2 anni dopo il golpe. Che cosa sta facendo Maduro? Di fronte alla minaccia di promozione del referendum revocatorio, si ricorrono a cavilli legali per posporne l'esecuzione. Non possiamo entrare nel meccanismo tecnico, però perché è importante posporne l'esecuzione? Perché se questo referendum revocatorio, in un momento di crisi di consenso del chavismo, dove c'è il rischio che lo perdi, si fa prima che Maduro entri nella seconda metà del mandato, si devono fare nuove elezioni presidenziali. Se invece si fa dopo, quando si è entrato nella seconda metà del mandato, e si entra nella seconda metà del mandato il 10 gennaio dell'anno prossimo, allora non si vanno a elezioni, ma termina il mandato il vicepresidente e quindi termina il mandato il chavismo. Il chavismo resterebbe al potere fino al 2019. Quindi una partita fondamentale, cruciale, dove il governo, per paura di misurarsi sul piano del consenso, sta preferendo utilizzare questi strumenti, questi artifici di carattere legale, per rimandare il referendum e quindi in parte invalidarlo. Questa è un'altra cosa sulla quale io ho i miei dubbi, avanzo i miei dubbi. Dopodiché, quali erano le alternative? Le alternative erano ricreare consenso. Come si fa a ricreare consenso in una situazione che comunque è difficile, dove il quadro economico è cambiato, il petrolio è a $30 al barile, dove il quadro anche continentale è cambiato, hai perso alcuni alleati, è cambiato il governo in Brasile, è cambiato il governo in Argentina, però insomma l'alternativa avrebbe potuto essere, pure in un contesto difficile, giocarsela sul piano del ricreare consenso. Ma come avrebbero dovuto fare per ricreare consenso? Far capire che la lotta contro la corruzione si comincia a fare sul serio? E qui però subentra il domandone del domandone del domandone: ma potevi farla una cosa del genere? Perché se il problema è stato così esteso, così diffuso, non è detto che tu lo possa fare. Perché il problema nel problema della corruzione è soprattutto, in modo particolare, quello della corruzione militare. Perché nel chavismo la componente militare ha sempre avuto una grossa importanza e sicuramente è stata uno degli attori di questo processo di tipo corruttivo. Ovviamente non tutti, però quello è un altro problema non di poco, di poco conto. E quindi evidentemente forse questa alternativa il governo non la persegue, perché in qualche modo forse non può perseguirla fino in fondo. Detto questo, chi chiudo? E quindi allora le prospettive quali sono? Non lo so. Io chiaramente, da tutto quello che vi ho detto, la vedo un po' complicata, la vedo un po' difficile come situazione. E quindi non mi sento neanche di fare previsioni, ma prevedo comunque banalmente un momento di difficoltà, di destabilizzazione, che potrebbe anche prendere pieghe anche molto pesanti, soprattutto per la popolazione venezuelana, che già ha preso una piega pesante per quello che è il problema di cui anche parlano i giornali, perché poi i giornali parlano solo di quello: l'inflazione, la scarsità di beni, le file per comprare il pane, eccetera eccetera. Io penso che comunque vada mantenuta viva l'attenzione a quello che accade lì, e soprattutto vada mantenuta viva la solidarietà. Perché, direte voi? Sembra un po' in contraddizione con tutto quello che ho detto, no? Con tutte queste critiche al governo. Qui il problema non è il governo, qui il problema è il movimento sociale, popolare, che intorno al chavismo si è messo in moto e di cui Chavez è stato catalizzatore, anche per alcune qualità non facilmente sostituibili che Chavez aveva, soprattutto come grande comunicatore, come persona che banalmente trasmetteva che era sincera e che credeva in quello che diceva. Questo movimento popolare esisteva, esiste ed esisterà, a prescindere da quelli che sono gli errori o da quelle che saranno le sorti del governo. Qualcuno lo quantificava come un movimento che ha portato all'attivazione di una quota minoritaria ma importante della popolazione venezuelana, chi dice 1,5 milioni, chi dice 2 milioni di persone, fra l'altro con una componente fondamentale di tipo femminile, perché io non mi dimenticherò mai di ricordare che la componente più attiva in quelli che sono stati le dinamiche sociali del chavismo, che hanno creato più consenso, che hanno creato più l'idea che si stava facendo qualcosa di importante, per esempio parlo delle missioni
sulla salute o quelle sull'alimentazione vedevano un attivismo, una componente di militanza volontaria all'80% composta da donne. Lo stesso Maduro, quando iniziò, dopo la vittoria di misura alle elezioni presidenziali, a fare dei giri nel paese con quella strategia che lui ha chiamato governo delle caglie e quindi delle assemblee territoriali dove si incontrava con la sua base sostanzialmente per capire un po' quali erano i problemi e quindi cercare di ripartire dopo queste elezioni presidenziali con una marcia più giusta, lui diceva che la maggior parte delle persone che si trovava in queste assemblee erano donne. Un altro amico mi diceva che secondo lui in Venezuela la maggior parte della popolazione non gliene fotte niente della rivoluzione, del socialismo del siglo XXI, ha in mente altro, cioè ancora sottoposta a quella che è l'egemonia culturale del consumismo, dei modelli di stile di vita che abbiamo anche noi qua, tra l'altro. Però lui nello stesso tempo diceva che nonostante tutto questo lui non aveva mai conosciuto tanti rivoluzionari come in Venezuela. Io stesso li ho conosciuti perché li ho guardati in faccia, gente che magari ti ospita nella sua radio e poi ti regala il bracciale del Partito Comunista Venezuelano. Tu quando lo vedi, lo senti parlare, lo capisci che quello veramente si fa ammazzare, cioè nel senso se dovesse essere necessario, perché purtroppo lì la questione, il tipo di scontro che c'è potrebbe assumere una piega che comunque da quelle parti è sempre stata violenta. E fra l'altro ha continuato ad essere violenta anche durante il chavismo, eh? Cioè nel senso che durante il chavismo sono stati comunque assassinati centinaia di leader, soprattutto in contesti rurali, ma poi col passare degli anni anche in contesti urbani di sindacalismo, sono stati assassinati da gruppi di paramilitari o comunque di assassini prezzolati dall'opposizione o da non si sa chi, deputati, consiglieri, amministratori locali. Tutto questo accadeva con il governo chavista, quindi immaginiamo cosa può succedere nel momento in cui ci dovesse essere un cambio di governo. Stiamo parlando comunque di un contesto dove fare politica molto spesso vuol dire dove rischiare anche qualcosa in più di quello che noi mettiamo in gioco nelle nostre pratiche politiche. Per cui voglio dire, per questo piano di movimento, per queste persone, per quello che queste persone hanno dedicato, hanno dato e daranno, queste persone che esistono, questi movimenti, questo piano di mobilitazione sociale, di attivazione sociale che il chavismo avesse in moto e che è indipendente dal livello di governo, anche se è stato parte del meccanismo del governo e lo ha sostenuto, per tutto questo io penso che sia utile, necessario e opportuno continuare a mantenere l'attenzione desta su quello che accade lì e se necessario, io spero che non lo sarà, andare a manifestare davanti al consolato degli Stati Uniti o all'ambasciata o quel che sarà, sperando che non debba essere necessario farlo. Io penso di avere finito e basta. Le domande le facciamo dopo, adesso c'è Giampaolo che... Esatto, io brevissimamente, così lasciamo più minuti possibile a Giampaolo Capisani. Come ti ho già detto prima, guardiamo la vicenda ancora da un altro punto di vista, che è quello dell'energia e della geopolitica energetica del continente sudamericano, un tema importantissimo ancora di più oggi, dove per quanto i primi interventi si sono soffermati in maniera giusta e doverosa sul contesto politico e sociale dei paesi di cui si è parlato, però appunto l'energia ha acquistato veramente un'importanza, i flussi, anche gli scontri intorno al controllo dell'energia e delle fonti energetiche, materie prime eccetera eccetera, ha acquistato un valore ancora più importante negli ultimi decenni, e quindi in particolare per l'America Latina, insomma, soffermarsi, guardare la vicenda anche da questo punto di vista è importante, quindi grazie Giampaolo. Cerco di dare il mio contributo, ringrazio a tutti quelli che sono qui di seguirci. Ora, i due interventi che mi hanno preceduto sono stati ampiamente esaustivi, io cerco di essere complementare con alcune riflessioni. Due sono le mie due riflessioni di fondo. La prima, la cosa che ha evocato Angelo del prezzo del barile petrolifero è una cosa che sta mettendo in ginocchio numerosi paesi. Giusto per darvi un'idea, ieri l'Arabia Saudita ha tagliato del 25% tutti i salari dei dipendenti pubblici.
e dire Arabia Saudita vuol dire che in Arabia Saudita non ci si pone il problema del consenso come in Venezuela, perché è un paese così. Però questo potrebbe mettere in difficoltà un paese che è impegnato in alcune guerre, sto esulando rispetto all'America Latina, un paese che è in guerra con lo Yemen, un paese che è impegnato sulla Siria, un paese che sta investendo e ha investito molto su armamenti e queste cose qua. Generalmente l'Arabia Saudita resta in piedi perché alle famiglie viene garantito un alto tenore di vita. E in genere questo alto tenore di vita è sostenuto da una massa immigrativa imponente, un po' come il Bahrain, 80% di immigrati che lavorano, 30% di locali. Ora, il fatto che il petrolio oggi è tornato sopra i 47 comunque, però 47 non è nulla, nel senso qui si parlava di 2 anni fa, $140 al barile. Con $140 al barile ci si possono permettere delle cose, spese sociali, eccetera, eccetera. Tra l'altro, il caso del Venezuela è anche un caso particolare, perché il petrolio venezuelano non è pregiato, è un petrolio molto bituminoso, è un petrolio che ha bisogno di molte lavorazioni, più o meno come il petrolio kazako che è pieno di zolfo. Se lo mando in raffineria, nella torre di raffinazione, devo fare 2 o 3 passaggi e quindi è più costoso. Quindi ancora più grave nel caso venezuelano, perché l'Orinoco ha quel petrolio lì, non è il Brent, non è il light texano, che sono roba che ti danno, la mandi, è già raffinato, c'è subito la benzina, il kerosene e tutto. Ora, questo cosa significa? Che in qualche modo questa congiuntura, che poi il petrolio si è portato dietro anche tutte le commodities, o chiamateli anche raw material, cioè i metalli, siamo in una fase di forte depressione delle materie prime. Che sia la soia, che sia la lana. Una libra di uranio ieri costava 24 sterline. È chiaro, non tutti comprano l'uranio, l'uranio lo compra chi ha delle centrali nucleari, ma pensare che una libra di uranio costi 24 sterline è un po' strambo, no? Anche perché i costi una volta dell'uranio erano molto elevati. In compenso abbiamo i metalli preziosi che da beni rifugio funzionano a 1300, a 1200, il palladio, il platino, l'oro a 1300. Quindi paradossalmente avevo scritto un articolo un paio di anni fa perché Sudafrica, che è un paese molto dipendente dall'oro, dipende da questi prezzi. Cioè se l'oro torna su riapro delle miniere, se l'oro va giù chiudo delle miniere. E quindi le congiunture anche delle lotte operaie vivono di questo. Cioè qui non si chiude perché facciamo automobili che non le vendiamo, si chiude perché l'oro è andato sotto 800 e non ci conviene più tenere la miniera a 5 km di profondità, perché poi c'è anche tutto un problema di portare il materiale da 5 km di profondità fino a quota zero e questo ha dei dispendi energetici piuttosto onerosi. Allora, la prima cosa è questa riflessione sul petrolio. Il fatto che il petrolio in qualche modo abbia questi prezzi la dice lunga su quello che in qualche modo è la congiuntura economica. Il clima, lì c'è l'inflazione, qui c'è la deflazione, qui c'è la recessione. Voi andate all'S lunga o andate in un centro di grande distribuzione e i prezzi sono sempre meno cari, perché il denaro vive una fase deflattiva, vale sempre di più. Non vale sempre di meno come là, eh? E qui però la fase è recessiva per vari motivi e per varie cose che dovremmo indagare, ci vorrebbe Andrea Fumagalli o Cristian Marazzi per spiegarci qualcosa di simile, però si consuma sempre meno, il denaro vale sempre di più, il potere d'acquisto, scusate, il denaro è un po' improprio. L'altra conseguenza in qualche modo che vale per alcuni paesi ma non tutto è che mi sembra che, rispetto alle cose che ha detto Angelo, ma rispetto a una panoramica generale, noi si sia di fronte a un cambio di passo per ciò che riguarda l'America Latina. Nel senso, quando ero bambino, ragazzino, l'America Latina era il paese dei golpe, della Repubblica delle Banane, del generale che faceva il colpo di Stato, più o meno come l'Africa. A un certo punto è diventato un continente dove invece si guardava con fiducia, si guardava con simpatia. Adesso mi sembra che questa fase qui si sia chiusa in qualche modo, vuoi per il Brasile, vuoi per l'Argentina, vuoi per il Venezuela, per vari motivi alcuni dei quali ha detto Angelo. Se devo pensare all'opacità che c'è stata sull'operazione Dilma Rousseff, cioè al tentativo di colpo di Stato, loro lo chiamano parlamentare, io ci ho provato a capirci, non ci sono riuscito.
a parte che sono tutte repubbliche particolari dove i dispositivi costituzionali sono tutti poco comprensibili, ma d'altra parte cosa volete? Io sono italiano, questo è il quarto governo che non è stato votato dal popolo e devo farmi queste domande qua. Allora, il tipo di problema è come mai una come Dilma Rousseff viene tolta, diciamo, di mezzo, per capirci, come mai uno come Lula deve uscire di scena, stante che uno come Lula, che è stato operaio a San Paolo, che ha costruito lui il Partito dei Lavoratori e queste robe qui, che è pure malato, poveraccio, di cancro, che sembra essersela tolta, dormono una sera o un mese in un appartamento di proprietà di Petrobras, che è il grande attore del petrolio brasiliano, e viene fuori tutto sto popò di roba. L'idea, io non sono portato per la dietrologia, ma l'idea della macchinazione c'è. È chiaro che se vado a cercare qualcosa a casa di Angelo lo trovo, no? Cioè, questo è l'ordine che ha la polizia: vado a cercare qualcosa, prima o poi lo trovo, non è oggi, è domani. E sembra che ci sia qualche cosa di opaco, perlomeno opaco, su cui le cose non siano state chiarite. Aggiungiamo poi la situazione degli altri paesi di quel continente e sembra di capire che si sia un giro di boa. Anche lì non si sa per quali motivi, la dietrologia vorrebbe che gli Stati Uniti abbiano fatto il loro corso e abbiano influenzato come nel Cile, ma anche lì perché, con quale senso gli Stati Uniti hanno tentato questo colpo di Stato nel 2004 che è andato male e poi male non è andato, cioè nel senso che è rimasto al potere chi era al potere, ma mi sembra che gli Stati Uniti siano più impegnati in altre cose allo stato attuale. Ora, quindi, prima riflessione è che il Venezuela sta pagando questo alto costo perché le risorse che aveva non le ha più, e c'è poco da fare, alcune spese sociali, siccome è un paese fortemente dipendente. Ora, per dire, in Turkmenistan avevano l'acqua, la luce, la benzina gratis, tutto questo è stato tagliato. Perché ovviamente me lo posso permettere a 140 dollari al barile, ma non me lo posso permettere a 40 dollari al barile. E quindi anche lì il Presidente sta facendo fatica perché di fronte a un'opposizione, perché togliergli un tenore di vita in qualche modo innesca delle dinamiche di rivolta sociale. Tra l'altro, una delle cose che evocava Angelo, scusate che cambio discorso, succede anche qui. Molte delle persone che lavorano e che magari sono anche qui con la partita IVA guardano più a destra che a sinistra, perché le politiche neoliberiste in qualche modo sono viste con maggiore simpatia che non le politiche centralizzabili o centralizzate. Tu mi proponi una detassazione, una roba così, una no tax area. Guardate che il governo Renzi sta guardando a queste cose qui. Le partite IVA sono una composizione, diciamo, di classe, per capirci, per fare prima, però sono una composizione importante, perché ormai l'imprenditoria di se stessi è diventata la norma, e questo innescherebbe altri discorsi che qui stiamo esulando. Ora, a partire da questo, tutte queste materie prime che sono depresse, Codelco, che praticamente è il leader mondiale del rame cileno, ha dovuto licenziare il 30% dei lavoratori. Rame, si fa presto a dire rame, ma rame cosa vuol dire? Vuol dire linee telefoniche, vuol dire linee elettriche, vuol dire grondaie. Se uno non mi ristruttura la casa, niente grondaia. Se uno non mi rifà la linea elettrica, niente rame. Se uno non mi rimette a posto la ristrutturazione degli appartamenti, rame non ce n'è e quindi non te lo chiedo. E parliamo di Cile, poi un paese che qui in qualche modo abbiamo esulato, però che va ricordato, appunto leader mondiale di produzione di rame, ma anche leader mondiale di fosfati per il guano, quello che producono gli uccelli sulle coste. Da quella roba lì, dal guano, si fanno i fosfati per l'agricoltura. Se l'agricoltura si deprime o comunque si decide di non usare i fertilizzanti, anche lì il guano non viene venduto. C'è tutta una costellazione di materie prime che oggi sono fortemente depresse. E questo era accaduto anche 20 anni fa. Ed è chiaro che è un ciclo economico, è un ciclo che in qualche modo, se non riparte, non riparte nessuno.
al di là di alcuni settori in decadenza, che so, ci sono dei settori che non hanno più un futuro, che so, l'editoria cartacea, le edicole chiudono e vanno via, se vengono i camion a prendersele. Qui invece sulle materie prime io scommetterei, per esempio, l'importanza di El Niño. Anche lì ci sono ogni 3-4 anni delle variazioni climatiche che sembrano impercettibili, ma è sufficiente cambiare di 2 centigradi l'acqua dell'oceano al largo del Cile che avvengono dei cataclismi, quindi o siccità o inondazioni. Questa è una cosa che è a metà tra, c'entra un po' con l'America Latina, è una cosa di cui ne parlano poco. Adesso ieri Sarkozy si è dichiarato, com'è, clima scettico, sembra che il termine usato sia quello, no? Però è chiaro che cambiare di 2 gradi centigradi l'acqua di un mare o di un oceano ha delle conseguenze, e queste conseguenze sono che quel mare lì verrà abitato da pesci e cose diverse. E quindi qui c'è un richiamo necessario all'ambientalismo, poi necessario perché in qualche modo non riusciamo a toglierci anche in America Latina da questa situazione. Cioè l'America Latina è un paese che è stato per anni molto poco attento alle derive, diciamo così, atmosferiche e ambientali delle sue attività, perché essendo paesi poveri si badava di più al concreto, si badava di più alla carne, mettiamola così, a cercare di tirare il livello di vita ad un livello accettabile. Però se se ne sta occupando la Cina, e parliamo di 1,5 miliardi di persone, si cerca di capire perché alcuni governi come questi non se ne siano occupati. Ci sono, in Cina c'è la nebbia, a Shanghai c'è la nebbia, tutte le mattine si gira con la mascherina e con gli occhiali perché c'è la nebbia. Però i cinesi se ne stanno occupando, hanno fatto programmi da qui al 2100 per come fare a evitare questo problema, per come limitare le produzioni, diciamo, chiamiamole inquinanti. Ora, cosa dire? Questo però mi innesca una serie di dispositivi, e dicendo Cile e dopo il Niño, c'è anche un problema legato, per esempio, per ciò che riguarda il Cile, alla frutta. Il Cile esporta la sua frutta per via aereo o per via nave. È di oggi l'articolo di Sergio Bologna del fallimento del quinto shipper, vuol dire armatore di navi, mondiale, che è Anjing. Voi dovete pensare a cosa significa avere 100 navi, che come ti arriva una nave in porto c'è qualcuno che te la sequestra, ivi compresi i container che ci sono dentro. Questo sta deprimendo completamente il settore dello shipping, cioè del trasporto marittimo. E c'entra col Sud America, perché in qualche modo il Sud America è fortemente legato al trasporto marittimo. Cioè il Brasile esporta palissandro, esporta i parquet di lusso che ci sono qua di fianco, vengono fatti col legno brasiliano. Per non parlare del caffè, per non parlare del cacao, per non parlare di quelle che sono le grandi produzioni brasiliane. Poi è vero, il Brasile ha anche sviluppato, perché la Dilma era una tecnocrate, la Dilma era una che riteneva un po' leninisticamente che il potere è fucile spalle agli operai e l'elettrificazione. La Dilma aveva questa idea qua, cosa che non aveva Lula. Lula era molto più per le politiche sociali e queste cose qui. Ora, sul caso Argentina io non ne so granché, il caso Venezuela si riduce a questo, una drastica riduzione della capacità di spesa e quindi di poter in qualche modo costruire consenso con delle politiche sociali. Drastica vuol dire che nessuno sarebbe riuscito a fronteggiare ciò che è accaduto, perché cioè, il lenzuolo è corto, il lenzuolo è stretto, il lenzuolo è troppo piccolo. Invece, stante che se il petrolio fosse rimasto a 140 al barile, forse avremmo avuto dei risultati diversi, degli esiti diversi. Questo ci pone il problema della dipendenza dei sistemi economici, ci pone il problema di quanto dipendiamo da dei cicli politici ed economici. È chiaro che se ristrutturo la casa, copro, lo dai in rame, lo compro dal Cile, il Cile va meglio. Ci sono dei corsi. Però se guardate i corsi borsistici di questi ultimi mesi, sono drammatici, nel senso ci sono molti paesi che stanno in qualche modo soffrendo parecchio, e il petrolio è il caso, come dire, l'esempio guida, mettiamola così, è quello che fa da testa. C'è una eccezione, e volevo dirla qui perché è interessante, il litio.
In Bolivia c'è un deserto di litio che viene ampiamente corteggiato, che viene ampiamente, come dire, si tratta di grandi imprenditori internazionali, quasi tutti legati alle macchine elettriche, che vanno sul litio perché ormai se uno vuole fare una macchina elettrica deve in qualche modo occuparsi di litio e deve fare delle batterie al litio. Deve fare una macchina elettrica, non un ibrido, proprio una macchina elettrica con almeno 300 km di autonomia, e per fare questo si va in Bolivia o si va in Cina o si va in Australia. Siccome l'Australia e la Cina sono strutturate, si va in Bolivia, e quel deserto lì in Bolivia è stato recentemente messo sotto un'ipotesi di nazionalizzazione, a quanto sappia io, perché ci si è resi conto che il litio in qualche modo è il petrolio del 2000. È chiaro che il ciclo dell'automobile è finito. Chi va a comprare un'automobile a benzina? Chi va a comprare un diesel? Si va a comprare un'auto ibrida oppure un'automobile elettrica. E quindi i vari, di questi vari, ci sono diversi imprenditori francesi. Oggi si è aperto il salone dell'auto a Parigi. 47 modelli presentati da diverse marche mondiali, tutte elettriche e tutte ioni di litio. Quindi anche lì il lenzuolo è stretto. Il litio che c'è al mondo è quello lì. È come il coltano, in qualche modo, no? Il coltano è quello, ci serve per i telefoni, per aumentare la potenza delle batterie, però è quello. E allora le nuove frontiere non si giocano più, mi sembra molto superato il ciclo petrolifero. Cioè l'idea che alcuni di noi hanno, che gli Stati Uniti siano a fare la guerra in Iraq e in Siria per il controllo del petrolio, non mi sembra stia più in piedi. Anche perché ormai il primo produttore mondiale di petrolio sono gli Stati Uniti. Certo, per via degli scisti bituminosi. Adesso non so, io ho postato una roba perché il Canada ha gli scisti bituminosi, solo che per far arrivare in America ci vuole la costruzione di un oleodotto. Questo oleodotto, chi si è schierato in Sud Dakota contro l'oleodotto? I Sioux e i Cheyenne. Ma è paradossale, ma è così. Io non voglio l'oleodotto tra le mie scatole, cioè chi se ne frega, poi si rompe l'oleodotto, poi viviamo delle storie tipo la Nigeria. In Nigeria succede che la gente povera va a perforare l'oleodotto per recuperare la benzina per venderla in nero. Ogni tanto arriva uno con una sigaretta e muoiono 700 persone. Non so se avete mai letto, sembra fantascienza, sembra Philip Dick, ma è così. Perché il bambino dice, va il bambino, vai a prendere 5 litri di benzina, lui va lì col coso. Questa è un po' la situazione. Per tornare a noi e per finire, è chiaro che sono tutti dei paesi che in qualche modo vivono un periodo di congiuntura difficile, soprattutto quella che è la potenza regionale, che è il Brasile, mi sembra sia appunto la potenza regionale che può fare le differenze sull'orientamento. Adesso, giusto per dirne una estemporanea, i cinesi, dopo essersi resi conto di dipendere troppo dal mercato del ferro, sono andati con un grosso assegno e si sono comprati il 51% di Compagnia Vale di Rio Doce, che è il primo produttore mondiale di ferro. Poi l'hanno fatto, adesso il periodo è congiunturalmente negativo, però la prima compagnia di produzione di ferro è dei cinesi. E i cinesi stanno mostrando interesse per numerosi campi di attività sia in Africa che in Sud America, perché sono fortemente dipendenti dalle materie prime, fortemente. Allora mi sono rotto le scatole di comprare al mercato, a quello che dice il mercato, e in qualche modo questo ci dà un'indicazione. Ha voluto dire questo, tagliare fuori in qualche modo quelle che sono le grandi istanze di stabilimento dei prezzi internazionali. Che so, lui evocava la soia. La soia viene quotata a Chicago, cioè non a caso Ferruzzi aveva delle grandi società in America e in America Latina, perché la soia veniva poi quotata a Chicago e da lì veniva venduta. E se dico soia dico sostanzialmente olio, non dico quella che si mangia dai cinesi, però per grandi comparti. Voi dovete pensare che la soia in Italia viene stabilita dai consorzi agrari, ogni contadino va a chiedere X ettari di soia e gli viene assegnato né più né meno di come succedeva in un'economia pianificata, a un prezzo concordato. Guardate quello che è successo al latte, il latte ha finito i montanti compensativi e quindi il contadino ha più o meno licenziato le mucche perché c'era un premio anche per farlo.
Quindi c'è tutto un orizzonte, magari diverso da quello sudamericano, però su cui bisognerebbe interrogarsi meglio, su cui bisognerebbe ragionare di più, tenuto conto appunto di questa roba su cui concludo, del precariato. Cioè, precariato e partita IVA vuol dire consegnare in qualche modo gli individui, a parte la depressione, la tristezza, a queste robe qui, però consegnare molti individui che non hanno la coscienza politica alla destra, al liberalismo. E queste sono formule che sono finite 15 anni fa. La Thatcher e Reagan sono finiti 15 anni fa. Chi ancora ti propone adesso? Uno come Salvini viene a propormi l'aliquota unica. Ma io che prendo 10.000 euro sono uguale a lui che ne prende 100.000. Non so, cioè sono cose neanche da sentire. Eppure, poi, l'ultima cosa, mi sembra che in Venezuela l'1% della popolazione abbia il 40% dei beni totali. Ti risulta? Ecco. Non andiamo molto in là, rivoluzione francese, 500 famiglie che avevano il 98% delle terre. Italia, 10% della popolazione che ha oltre la metà della ricchezza nazionale. C'è qualcosa che non va, vuol dire che i modelli democratici o quelli che in qualche modo ci spiegava Angelo non funzionano. Non funziona l'ascesa sociale, non funzionano le forme di affermazione personale. Non mi spingo a Gomorra, però siamo al nepotismo, siamo al clientelismo, siamo in qualche modo a delle forme medievali, forse stiamo tornando al nuovo medioevo, e in qualche modo i contropoteri o i movimenti sociali non sono riusciti a impedire questo, e mi sembra che questo debba un po' preoccuparci. Poi faremo quello che possiamo, però l'idea è quella lì, forse vale la pena di darsi più da fare, non so, basta. Va bene, grazie.